Un 80enne questa mattina ha sparato 2 colpi di pistola contro la moglie e si è poi barricato nella sua abitazione di Viale Carlo Vanvitelli a Bacoli in provincia di Napoli. L'operazione è ancora in corso. È intervenuto un carabiniere negoziatore del comando provinciale di Napoli che in queste ore sta cercando di convincere l'uomo ad uscire e a gettare l'arma. Poco fa l'anziano aveva fatto capolino dal balcone alimentando le speranze di una possibile resa. L'entusiasmo però è durato poco poiché l'uomo è tornato presto dentro casa. Secondo le prime ricostruzioni l'anziano avrebbe utilizzato una pistola di piccolo calibro sparando un colpo dopo l'altro, anche se ancora non è chiaro quali fossero le sue intenzioni iniziali. Come riporta l'agenzia ANSA, la moglie 77enne è stata portata in ambulanza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Non si trova in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata. Ancora ignoti i motivi del ferimento, che potrebbe essere l'epilogo di una discussione tra i coniugi. Alle 15 la situazione era ancora in fase di stallo.